insomma, in questa formazione, perché senza parentini, senza naturalmente particolari telefonate, salvo qualcuna che era doverosa, ci troviamo a rappresentare questa sera un momento della città che si vuole riflettere rispetto a questioni che hanno riguardato non solo il bilancio di quest'anno, ma l'attività che abbiamo messo in campo per arrivare al bilancio di quest'anno. Tra l'altro non ho invitato i diversi amici che hanno rappresentato nella amministrazione che ho avuto l'onore di gestire sicuramente momenti significativi. Abbiamo vissuto momenti di grosse difficoltà, parecchi di questi momenti poi sono stati forieri di risultati di straordinaria portata. E allora mi permetterò di fare un breve preambolo, poi cercando di spiegare da dove siamo partiti, qual era la situazione nel 2012, e poi un breve accenno al bilancio di previsione, per cui poi lascerò doverosamente lo spazio a chi dei tanti amici, da consiglieri comunali, assessori che pure avete presente, se vogliono, devono dare un momento. Con l'amico Nobis che vedete alla mia destra, non perché ho privilegiato, perché vi danno una mano, non mettere su delle schede che possono esemplificare, perché trattandosi di bilancio e chiaramente non solo quello del 2015, ma la pensione dei 3 anni di amministrazione rispetto al dato economico finanziario, evidentemente ed essendo materia complessa, poco fastidiosa, l'abbiamo voluto in qualche modo esemplificare partendo da elementi che in qualche modo abbiamo recuperato anche agli altri del comune. Quindi io partirei esattamente dal momento dell'insegnamento, e cioè quando qualche funzionario, qualche